prego. Grazie Eccellenza. Eccellentissimi capitani reggenti, onorevoli consiglieri, prendo parola in questo comma comunicazioni per riferire all'Aula sulla partecipazione della delegazione sammarinese, composta anche dagli eccellentissimi capitani reggenti, dal segretario di Stato per gli affari esteri e dal sottoscritto, alla COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Glasgow dal 31 ottobre al 13 novembre scorso. La Repubblica di San Marino ha fatto la propria parte, appoggiando le linee generali della COP26 e portando contributi propri. Uno dei punti sui quali si è maggiormente insistito è la promozione di una cooperazione, specialmente fra piccoli Stati. È stata un'occasione molto importante perché è stato possibile effettuare incontri bilaterali con i leader degli altri Paesi e con il Presidente del Parlamento europeo sulle tematiche ambientali e non solo, da cui sono emersi spunti per un rafforzamento delle relazioni di carattere internazionale. La partecipazione alla COP26 è stata inoltre l'occasione per confrontarci sulle politiche che stanno mettendo in atto le altre nazioni, con particolare riferimento alle strategie di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico. La Repubblica di San Marino, pur consapevole delle proprie dimensioni e del proprio peso rispetto alle grandi nazioni, deve fare la sua parte, non solo per il pianeta, ma a salvaguardia del proprio territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Per le proprie caratteristiche e le qualità intrinseche, la Repubblica di San Marino può diventare un laboratorio mondiale dove attuare teorie e politiche che potrebbero essere replicate, così da consentire alle altre nazioni di comprenderne meglio l'efficacia e fattibilità in un contesto reale ben definito. A tal fine, il Tavolo per lo sviluppo sostenibile, opportunamente convocato, sta elaborando un documento contenente proposte strategiche di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico, che è in linea con i principi generali consolidati sia a livello internazionale. I dipartimenti della pubblica amministrazione stanno redigendo il piano degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, un vero piano di azione che verrà condiviso con tutte le parti interessate, compreso le associazioni datoriali, i sindacati e la società civile. La COP26 ha posto l'attenzione sul cambiamento climatico, che è la più grande sfida da affrontare per lo sviluppo sostenibile, e gli Stati si sono impegnati ad integrare misure di protezione dell'ambiente nelle proprie politiche nazionali per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e di sostenersi reciprocamente di fronte a tali sfide. Gli studi dell'IPCC dimostrano che le attività umane stanno modificando il sistema climatico globale e che il riscaldamento è inequivocabile. Gli effetti di tale riscaldamento potranno provocare in parecchie aree del pianeta impatti negativi sugli ecosistemi e sulla nostra società. Un aspetto strettamente correlato all'aumento della temperatura globale è l'aumento dei gas serra nell'atmosfera, in particolare le emissioni di CO2. Per invertire la tendenza occorre agire subito. L'impegno della Segreteria di Stato per il territorio di cui sono titolare è volto a promuovere celermente l'aggiornamento, in linea con le direttive europee, delle norme sammarinesi a tutela del territorio, del paesaggio, della salute umana e dell'ambiente in genere. Dobbiamo investire sulla riqualificazione urbana di edilizia, impegnarci per incrementare l'efficientamento energetico degli edifici, la produzione di energie da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e riorganizzare il trasporto pubblico. La riforestazione, l'approvvigionamento idrico e la gestione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti e l'impegno a ridurre l'impiego di risorse naturali sono tutti temi su cui il tavolo, come già detto, il tavolo per lo sviluppo sostenibile, sta lavorando per individuare e attuare i progetti specifici e che prossimamente avremo modo di approfondire all'interno dell'aula consigliare. Si ritiene infine di primaria importanza puntare sulla ricerca. Una prima concreta risposta è stata rappresentata dall'inaugurazione della prima sede operativa di un organismo internazionale in territorio sammarinese, ovvero il Centro Studi dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. In occasione dell'inaugurazione, avvenuta questo fine settimana, assieme ai componenti del Segretariato Generale, abbiamo potuto constatare come il Centro Studi potrà contribuire fattivamente allo sviluppo di ricerche su temi come il cambiamento climatico,
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'energia. Grazie, Eccellenza. Grazie, segretario.